Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4 Jungle Challenge. L'ultima volta abbiamo lasciato Eric e Clara niente po' di meno che alle cascate con una proposta di matrimonio romanticissima e proprio lì i ragazzi hanno osato. E quale sarebbe il verdetto? Clara è incinta? Non incinta? Scopriamolo immediatamente! Kiss for you. What's her still? Midori. Eh sì, avete visto bene. Clara è incinta ed Eric ancora non lo sa. È qui beato di domenica mattina all'alba a pescare, sempre sperando insomma che mi raccolga qualche tesoro, però questo non è, e appunto è ignaro di tutto. Mentre Clara si è svegliata, è andata in bagno e povera ragazzi, povera, dov'è? Eccola, ha la nausea mattutina. Eccola qui. Clara si è svegliata con un acuto senso di malessere, come se qualcosa si muovesse tra i suoi organi. E vabbè, ha fatto il test e ha scoperto di essere incinta. Oh my god, ragazzi! Che cosa meravigliosa! Quindi io direi di mandare un SMS a Eric dicendo di correre a casa perché non ti senti tanto bene e quindi, insomma, lei non se la sente oggi di andare all'avventura. Di andare nel tempio poi, con tutte le trappole che ci sono, ma stiamo scherzando? No, no, proprio no. E quindi lui smette di pescare e se ne viene verso casa. Poi guardate entrambi cosa hanno: comprare l'arco nuziale e comprare l'arco nuziale. Ah, questi due desiderano proprio il matrimonio. Guardate che faccina! Ma un pochino si nota questa pancina, poco poco. Ha una pancina piccola lei. Va bene, penso che lui stia arrivando. Oh, è tornata un po' più serena del solito. E dobbiamo assolutamente condividere la grande notizia. Ormai lei è certa. Aspetta un bambino, mio Dio. Eric, dove sei? Eccolo, eccolo, è arrivato. Allora, vai Clara. Dov'è? Dov'è? Condividi la grande notizia. Amore, senti. Aspettiamo un bambino! Cioè lui fa, ma davvero? Oddio ragazzi, ma che bella espressione! Fa, amore, ma dici sul serio? Cioè ne sei convinta? La faccia però, con una volta sola! Sì amore, cioè in pratica sei stato un grande! Cioè guardate lei, con questo vestitino tenerino. Sì, è tutto vero, è tutto vero! Super super felici, dagli questo bacione. Oh mio Dio, quindi ovviamente lui è d'accordo con lei. Non possiamo assolutamente andare né nell'avventura né nel tempio, perché qua veramente c'è un pericolo dopo l'altro. E infatti poi anche l'ultimo giorno di vacanza. Ah, ho scoperto anche un'altra cosa, cioè avete notato che l'assistente scheletrico non c'è. Proprio non c'è. Perché dura soltanto un giorno, ve lo faccio vedere. Eccola qua, era anche una donna. Ulna ha concluso il suo periodo di lavoro come servitrice non morta mistica e ora può tornare a riposare in pace. Quindi la possiamo chiamare tranquillamente perché tanto dopo un giorno lei se ne va via. Comunque non ci dimentichiamo assolutamente questo perché poi adesso che andiamo via, io poi qui non torno, lasciamo anche tutto bello pulito. Io qua ho raccolto tutto, anche insomma, le colture, le piantagini, eccetera, eccetera. Però comunque Clara ha un'idea. Dice, visto che non andiamo nell'avventura e comunque abbiamo anche altre orette per noi, perché non approfittiamo e andiamo comunque in quel bel posto che tu sai e dove potremo rilassarci. Oh, tutto, tutto per la mia amorina. Cioè, ma ragazzi, io mi sorprendo poi dello sguardo.
Lo sguardo che ha questo Sim. Comunque lui fa, certo, ti porterò ovunque tu voglia. Oh, e allora ragazzi andiamo, vi porto in un bellissimo posticino. Ed eccolo qui, Ancient Spa Retreat. In pratica ragazzi ho tolto un attimo il museo e ho posizionato questo lotto fantastico preso dalla galleria ed è proprio una spa. È meravigliosa. E come tratti del posto ci sono brezzi tonificanti, aspetto solare e conviviale. E appunto il nome lo trovate così in galleria. Ed eccoci arrivati, ci sono tutti gli inservienti, terapisti, massaggiatori che stanno prendendo posto, ma cioè è proprio come mi immaginavo una spa nella giungla. A parte che poi qui in questo angolo ci hanno addirittura messo l'aeroplano. C'è l'aeroplano quello caduto, hanno messo il tavolo dell'archeologo, vabbè, vari totem, ma è fatto bellissimo. Al centro, come vedete, ci sono i bagni omiscani, vabbè, delle piscine e con anche delle fontane, mentre questa qui proprio al centro l'hanno fatta con i petali di fiori. Allora, vediamo un po', in questo spazio aperto c'è la zona dedicata allo yoga. In questa prima casetta c'è lo spazio dedicato a manicure e pedicure. Laggiù addirittura c'è il falò, se uno vuole mangiare qualcosa lì. Poi proseguiamo, qui c'è anche il bar, da questa parte, con la barista. Poi quest'altra casetta è soltanto per i massaggi corpo, addirittura ragazzi c'è un caminetto proprio da atmosfera e anche per riscaldare l'ambiente. Quest'altra casetta è tipo un posto per rilassarsi, perché ci sono tante sedute, c'è la macchina del caffè, e il tavolino acquario, vabbè, decorazioni che fanno scena e come vedete uno può far finta di comprare appunto i prodotti, oli da massaggio, e asciugamani, insomma tante altre cose e vabbè la statua. E poi che altro c'è? Ah, e poi questa, l'ultima casetta, in pratica c'è la sauna. Anzi, ce n'è più di una, ce ne sono tre, quindi molto molto carina. Poi guardate che cura nel dettaglio, proprio come piace a me. Ok, allora io direi proprio di dare il via al relax. E iniziamo con un massaggio corpo. Sì. Mettiamoci proprio qui. Venite insieme. A proposito, un attimo, perché manca una casetta. Eccola! Ragazzi, scusate, mancano i bagni. Quindi venite qui e indossate gli asciugamani. Ecco, così possiamo andare nella zona massaggi. Adesso sì. Guardate come sono fieri, fiduciosi. Fai, che bello. Cioè, questa giornata la adoro. Perfetto, si sono cambiati e potete iniziare ad avvicinarvi qui. Allora, tu ti fai fare un massaggio con le pietre da Francesca Esposito, che è lei. Tu invece ti fai fare, no, vabbè, il massaggio di fertilità, no, e aromaterapia con lavanda. Oddio, poverina, ma già devi andare in bagno? Ah no, forse il vomito. Ha proprio la nausea, povera. Ci voleva una giornata così in totale relax. Poi noi adesso stiamo approfittando della sua gravidanza. Flirta con Eric, ma come siete carini. Poi ovviamente sentite la musica super super rilassante. Sì, brezzi tonificanti per il lotto. Grande notizia, in estasi dopo aver saputo di un nuovo membro della famiglia. No, vabbè. Bellissimo. E lei tra 2 ore entra nel secondo trimestre, quindi potremo già vedere bene il rigonfiamento del pancino, lui la potrà accarezzare. Comunque ragazzi sono super super felice perché comunque in 12 episodi, questo qui è il tredicesimo, in 12 episodi ho praticamente quasi finito la challenge della mia primissima challenge che faccio o che comunque mi metto in gioco. E sono felice proprio per il traguardo, perché in pratica abbiamo costruito una bella villetta ricca di tutti i comfort, perché comunque il punto della challenge era di iniziare a costruire dai 50.000 simoleon in su, e l'ho costruita che stavo già a 100.000, quindi una casa piena di comfort e anche di buona buona qualità. Ok, mentre aspetti lei ti ordini una bella bevanda.
La tua bevanda preferita e l'aspetti, eccola. Anche tu ti ordinerai una bevanda preferita al bar. Quindi la casa è pronta. Nel mio piccolo ho completato la collezione dei fossili, che non era nella challenge, però io la volevo completare, visto che comunque rientrava tra le cose nuove che ci sono qui. Che ci sono qui nel Game Pack Avventura nella giungla e mancano soltanto in tutto tre tesori da trovare, tre, perché poi il resto, entrambe le aspirazioni le abbiamo completate, sia lei che lui, ed entrambi hanno raggiunto il massimo nelle due abilità che riguardano sempre il Game Pack. Quindi ragazzi, sono super super felice di questo. Lui come bevanda preferita ha Ridgerport, mentre lei ha la Sarsaparilla congelato. Ma che carini! Allora, chiediamo della sua giornata, di questa grande notizia. E lui ovviamente, oh, chiedi di sentire il neonato, lo possiamo già fare? Lui ovviamente gli dice, cioè amore, mi hai reso l'uomo più felice del mondo. Guardate il pancino! Adesso ci andiamo a fare una bella sauna. Oh, lo vuoi sentire? L'ho sentito un calcino! Oh, mio Dio! Cioè, ma la dolcezza! La dolcezza, guardate lui! Oh, amore! L'ho sentito anch'io! Che meraviglia! Ma con le vostre bevande potete allungarvi magari nella sauna? E fare queste due cose contemporaneamente. Vediamo. Oh, ragazzi, questi flirtano, cioè, sempre in pratica. No, non possono andare contemporaneamente nella sauna. Vabbè, finitevi questa bevanda e andiamo. Per il resto stanno ancora bene. Ecco, lei tra poco poi andrà in bagno. Vabbè, anche lui. Ok, eccoli qui, stanno andando nella sauna, ma lei già cammina così. Oddio. Va bene. Venite, se non c'è nessuno li possiamo far divertire, perché vedo che insomma c'è qui una certa voglia, noto? Ah no, ma lei non può stare qui, perché è incinta. Oh, e il fichi fichi nella sauna? No, infatti, non si può fare. Allora, sussurrale qualcosa dolcemente, magari lui si continua a rilassare un altro po' qui e lei approfitta per andare in bagno e per andare a prenotare un massaggio ai piedi perché iniziano a diventare molto molto doloranti. Vai, vai pure. Sarsaparilla soddisfacente, quel familiare sapore zuccherato è proprio ciò che serviva al tuo sì per dimenticare i propri crucci. Addirittura, va, rilassati un po'. Si continua a rilassare. Dopodiché andrà anche lui ai bagni, che sarebbero questi. Ok, allora Clara, andiamo qui, una zona stupenda, però non c'è nessuno. No, ragazzi, ma non c'è qui i massaggiatori per queste sedie. No, e non posso nemmeno assumerli. Va bene, anche perché io volevo fare una cosa con Clara, facendo finta con la scusa di massaggio alle mani. Insomma, avrei fatto una cosa, in questo caso lo facciamo qui. Però devo aggiungere il trucco. Testing cheats true. E poi cast.full edit mode. E adesso capirete, modifica il sim. Purtroppo il massaggio alle mani non c'è, quindi io in qualche modo lo devo fare, perché io voglio farlo. La mia idea era che visto che è l'ultimo giorno che sono a Selva Dorata e adesso, oddio, guardate, ma che bella che sei con il pancione. E adesso per un anno e mezzo sicuro almeno Clara non metterà piede a Selva Dorata perché mettiamo in conto la gravidanza, poi il parto, il fatto che è neonato e non è che magari da bebè potrà venire ecco, a Selva Dorata, voleva avere un ricordo e voleva farsi fare un enne. E allora, l'enne, perché quello di Selva Dorata è questo, e per una donna, cioè almeno su di lei non mi piace tanto. E allora voglio farle. No, dove sta la mano? Questo, ragazzi, o questo, o questo. Però forse è più bello e completo questo, dai. Top.
tolgo questo e lascio questo. Alla fine è un tatuaggio naturale, è fatto all'enné, magari potremmo farlo proprio del suo colore. A questo punto preferisco nero in modo che si noti di più. E comunque ragazzi, l'enné è un materiale delicato, quindi non fa male alla gravidanza. E tra qualche mesetto comunque si toglierà da solo. Era giusto lo sfizio di avere un ricordo di Selva Dorata e di fargli fare questa cosetta. Ok, così enné è stato fatto. Purtroppo il massaggio non può farlo. E allora si prende un'altra bella bevanda, questa volta proprio questa qui al... Eric va in bagno. Succo di frutta effervescente. E si siede qui a bordo piscina, così continua a godersi almeno questa atmosfera super rilassante. La massaggiatrice è arrivata! La musica! E poi, vabbè... Lei è quella che ci ha fatto il tatuaggio, grazie mille per il tempismo. Comunque, tu vai pure in bagno, quindi a questo punto ce la facciamo fare davvero il massaggio. Che bello, Clara! Prima ai piedi, da Mandy, e poi alle mani. Stessa cosa anche tu, come ti chiami, Rania, ti vai fare un bel massaggio. Eccola qua, oh, ne ho proprio bisogno, già sento i miei piedi super super doloranti. Vai, accomodati, ci penso io a te. Ti è piaciuto il tatuaggio che ti ho fatto? Sì, è meraviglioso, cioè sei stata veramente super super brava. Ah, guardate, guardate come se lo sta godendo. Piano, piano. Ah. Sei davvero un portento, davvero. Oh, è arrivato anche Eric. Guardatelo. Come ti lasci accarezzare i piedi. Ah, sì, sì, eh. Ehi, non fare con gli occhioni altre donne, capito tu? Ti tengo d'occhio. Con quello sguardo magnetico. Ok, dopodiché, appunto, come vi dicevo, ti ricevi il massaggio alle mani. Ricevi anche tu il massaggio alle mani. E poi ragazzi, direi proprio ora di rientrare verso casa. Bisogna fare le valigie. Oh, eccola qui. Ed ecco anche Eric all'opera. Ah ragazzi, che bello. Come l'invidio quando mando i miei sim alla spa. Io l'invidio troppo. Che cos'è questa cosa da lontano? Vabbè, glitch bellissimi. Ehi Eric, e che esagerazione! Anche perché iniziano ad avere fame. Eh sì. Ecco, magari potremmo andarcene al mercato a mangiare un'ultima pietanza proprio lì. Anche se non ricordo tutte quelle che adesso sanno cucinare, però... Ma perché il secondo braccio me lo fate in questo modo? Vabbè. Comunque, lei è pronta, ottimo, vieni. Vieni pure nel bagno, ci andiamo a vestire, adesso Eric ti raggiunge. Eccoci qua. È sempre il vestitino morbido, visto la pancetta. Anche tu potevi venire a vestire e ti metti semplicemente il jeans con la camicia. Comunque, ecco lei che avanza verso i bagni, guardate qua. Massaggio magnifico, palmo, dita, nocche stanno alla grande. E frizione plantare, era da un po' che le piante dei piedi di Clara non stavano così bene. Ah, poi ci sono anche i sonagli qui intorno. La bevanda che è rinfrescante, cioè insomma, stanno passando una giornata veramente pazzesca. Ecco anche lui. Bene, vestiti e andiamo. Perfetto. Allora, lui si prenderà pastel de palmito, penso. Ok, magari poi me li segno i cibi, così faccio proprio un calcolo di quello che hanno imparato a cucinare, soprattutto lei, più che altro. Ma lei pure, se non mi sbaglio, sa fare quasi tutto, forse anche lei. Prendo questo. Ok, e anche la bevanda. Ordina, io voglio assolutamente questo, perché in modo che a casa mi continuerà a berlo, e ordinatelo anche tu. Si stanno accomodando, li faccio continuare a chiacchierare e adularla.
Ma lo sai che questa gravidanza ti dona? Cioè, ma è mai possibile che sei sempre, sempre stupenda? Adulatore! Oh mio Dio! Comunque, raccontiamoli un po' di aneddoti divertenti. Anche tu, e wow, anche fargli un massaggio. Complimentati, vabbè, per l'abito. A proposito, cosa voleva fare? Ah, ok, flirtare, sì. Assolutamente, quindi mandagli pure un bacino. E vabbè, qui ormai è inutile comprare, io ho comprato tutto e di più. Oh, che cari. A proposito, ma ti piace il mio tatuaggio? E lui fa sì, infatti. Allora, complimentati per l'aspetto, in questo caso è proprio per dire, hai fatto benissimo a farlo, è stupendo. Hai fatto proprio bene, grazie. Allora, noi cestini li abbiamo, no, abbiamo veramente tutto e di più, abbiamo anche le bamboline, sì, basta, se ne parlerà poi più in là. Comunque ci tenevo a dirvi che io, no, ah, vedete questo qui, lui non la conosceva, io non sto pilotando la gravidanza, non gli ho fatto mangiare né carote né fragola, niente di niente, proprio perché voglio vedere cosa esce, visto che è primo figlio. E anche perché vi ho detto che comunque ci tengo a fare avere due figli a loro due. Chissà, magari siamo fortunati e la prima è proprio una femminuccia. La scopriremo presto. Voglio che vanno verso la statua per dare un ultimo omaggio perché è importantissima questa cosa. E quindi ragazzi, non vedo l'ora di scoprire il sesso del nascituro. Sì, andiamo qui così poi andiamo a casa. Anche perché è giusto che prima di andare via, vedete, rendano omaggio alla statua. Comunque è un buon augurio. Rendi omaggio e corri subito a casa. Ok, bravissima. E corri a casa. Fallo anche tu. Ok. Ah, pensaci tu, madre cosiccia. Pensaci tu. E andate a casa. Ma no, ma lei se l'è fatta sotto, piccola, ha usato la cascata in bottiglia. Vabbè, allora, corri qui. Un'ultimissima, ultimissima cosa che lei vuole fare, invece che piuttosto che lui, viene qui ed esprime un desiderio lanciando una monetina. Vai. Perché comunque lei dentro di sé desidera una femminuccia, dai, è la verità. Però comunque se arriva un maschietto non fa niente, va bene uguale entrambi. Tanto comunque se esce un maschietto la seconda gravidanza fragola a volontà perché poi voglio la femminuccia. Una moneta ben augurale e poi dicono che il denaro non compra la felicità. Ok amore mio, le valigie sono pronte, direi proprio di viaggiare verso casa. Andiamo. Finalmente si torna a casa Jones. E dopo tante tante ore di volo sono arrivati in pratica notte fonda a casa, ovviamente per finta. Gli ho fatto fare una bella doccia e detti a nanna. Adesso sono le 5 e mezza, quasi 6 del mattino. E prima proprio di chiudere il video, voglio farvi bene il tour della casa, della quale però avete già visto lo speed build. Se per caso non l'avete visto, lo trovate nel canale, perché mostro proprio come l'ho costruita da zero. Invece in questo caso ve la faccio vedere già pronta. Allora, entriamo. Questo è l'ingresso. Cioè, io ovviamente ho scelto apposta tanti colori e soprattutto poi, a parte lo stile salvadoregno, ma come vedete ho usato tutto di tutti i pack che potesse rappresentare al meglio lo stile che cercavo per loro. Guardate, poi ovviamente ho messo in ogni angolo della casa e questo lo trovate anche voi se scaricate questa casa. Vabbè, a parte le foto ricordo sia della casa vacanze, questo squarcio di Selvadorada. Vabbè, casa loro ci doveva stare. Abbiamo finito la collezione dei fossili e vabbè, reperti, cristalli, tutto e di più. Allora, in questa prima porta c'è il bagno con la lavatrice e l'asciugatrice. I bagni hanno lo stesso colore, però sono arredati poi in una maniera diversa perché questo qui è quello più grande. Poi, questa porta è la prima cameretta ed è questa la futura cameretta proprio del bebè. Infatti poi questo letto lo metterò nell'inventario e posizioneremo la culletta.
Quindi questa è la prima cameretta, c'ha tutto e di più. Questo arco ci porta dritti dritti nell'open space con il salotto e la cucina. Ed ecco qua, ragazzi. Ovviamente c'è già la bacheca per i futuri figli, c'è questo bellissimo salotto con tutte le cose, c'è anfrusaglie, cristalli, tutto, ragazzi. Guardate poi che bello l'angolo computer. Qui c'è anche la macchinetta che era di Clara, che adesso ha quella più nuova professional, le fotine sempre a selva dorata, i selfie anche di lui proprio all'interno del tempio prima di entrare nelle zone pericolose. Poi la cucina è in questo modo, troppo carina, anche qui guardate che bella, c'è una fotina di selva dorata. E subito in salotto si apre anche una stanza artistica, perché comunque proprio all'inizio della challenge, mi sa o nel primissimo video o proprio nell'inizio, vi ho raccontato che Clara sia un'archeologa, ma appunto perché ama l'arte, adora l'arte. Infatti qui ci ho messo il piedistallo, lei è anche una fotografa e quindi ho tutto collegato appunto all'archeologia, e quindi adesso può iniziare a fare dei suoi dipinti, a rilassarsi anche in questo modo e a guadagnare anche in questo modo. E a terra c'è anche il tappetino per lo yoga, sempre per Clara. Qui ho messo la reliquia, quella che ci fa venire l'assistente scheletrico. Ragazzi, la testa di zucchero l'ho trovata al mercato e l'ho comprata, era tra le merci segrete. Poi bambolino ovunque, musica e tutte queste cose carine che possono studiare, insomma, cliccando su queste immagini. Altre foto, guardate il tempio, il totem, Eric che scava, il guardiano del tempio, un selfie di Eric. Poi qui a terra ho messo i reperti più belli che ho trovato, mentre gli altri sono nella cassa panca, mentre questo spazio è interamente dedicato ai tesori. E ragazzi, mancano soltanto due rane. Poi c'è questo spazio in cui ho messo l'ultimo piatto, perché qui non c'entrava, i selfie di Clara, guardate, lui lavora e lei si fa selfie, un'altra bambolina, sempre cose trovate, eccetera, eccetera. Sala da pranzo, guardate che belle le foto, ragazzi, oh mio Dio. Il tempio con la luna, il tramonto. Questa è la famosa cassa panca in cui, ragazzi, ho messo tutto e di più, solo che, ecco, le altre cose non posso metterle. Poi qui c'è il bagnetto, più piccolino, però c'è sempre tutto l'occorrente indispensabile. Camera da letto, ragazzi, adoro questa loro camera da letto con le foto, la loro prima casa, il rifugio in collina. Cioè ho messo di tutto, tutta la loro storia, e questo è prima della proposta di matrimonio e subito dopo, e ovviamente ho scritto proprio questo sulla foto. Il cestino, uno è qui in camera loro, un altro reperto è qui, il diario segreto, il libro che lei ha comprato lì, che si dovrà leggere qui, lì. E poi alla fine del corridoio c'è l'ultima porta e c'è un'altra cameretta, quindi per un secondo figlio. Oh, ho messo la stessa trama del diario di Clara, vabbè, un secondo figlio e vabbè, e cose così. E poi, ragazzi, andiamo fuori perché è bellissimo, adoro questo giardino. E subitissimo appena si esce si trova la zona barbecue e il bar. Qui abbiamo anche le cose che possono servire come piattini, bicchieri, la zona da pranzo. E qui, ragazzi, ho messo un altro cestino con il trucco Move Object On, ho messo il vaso di fiori all'interno. Che casa carina! Questo gazebo è uscito con il game pack proprio Avventura nella giungla. Qui all'angolo ci sono gli scacchi, qua c'è una zona dedicata ai divanetti, una bellissima piscina, ovviamente zona dedicata al relax, perché appunto si sono talmente trovati bene lì che ho messo il tavolo da massaggio anche qui. E poi, vabbè, vasi ovunque. La parte che mi piace troppissimo è come ho reso l'orticello in questo modo diverso dagli altri. Ho aggiunto la fontana per far finta che loro, vedete, qui prendono l'acqua per annaffiare le piante. Ovviamente c'è l'avocado e il banano, il limone è qui, e poi tutte le spezie, tra cui fagioli neri. L'unico fiore che ho piantato è qui nel vaso ed è l'orchidea. Non lo so perché, ma mi immaginavo che Clara amasse questo tipo di fiore. E basta, adoro questa casa, adoro. Ok, lei è la primissima a svegliarsi, sono quasi le 6 del mattino,
adesso vi lascio, ragazzi, perché mi sono superato i 30 minuti. Si farà ovviamente il suo yerba mate. Infatti c'ho mal di schiena, povera. Vai, corri in cucina. Adoro perché questa casa, ragazzi, parla proprio di loro. Ha tutti i loro ricordi. Ecco perché l'amo. Cioè, ho veramente cercato di mettere tutto e di più. Lui ha fame e si prenderà. Fai gli avanzi, vediamo che tipo è perfetto, le frittelle. Ok. E vieni qua, venite a godere questo a bordo piscina. Che ne pensi? Siediti qui. Oh, perfetto. E lui ti raggiungerà. E direi proprio che con la gravidanza, con il parto e il neonato, poi dobbiamo anche organizzare comunque il matrimonio. Dove vai? Ah, finito. Dobbiamo comunque organizzare il matrimonio, ci godremo questa casa. Anzi, magari, chissà, Eric ogni tanto andrà a Selva Dorada. Che ne dite? Lo mandiamo un po' da solo a fare il viaggio, a perlustrare in giro e vedere se trova dei tesori o aspettiamo che Clara sarà in grado comunque di viaggiare? Ovviamente si stanno dicendo che sì, la loro casa è stupenda, perfetta per loro, però manca il clima di Selva Dorada. Ma adesso ci penserà lui a te, Clara, ci penserà lui. Intanto, vi faccio vedere anche che appunto nella cassa panca ho tutto e di più. Vedete? Anche doppioni, fossili. Veramente tutto di più. Infatti so che quando, per esempio, mancano i soldi, posso venire qui e prendere i doppioni. In questo caso, se io vado nella libreria, gli ho comprato tanti libri, tra cui libri di pittura, libri di genitorialità, altri libri di archeologia per i futuri figli che avranno e basta. Quindi in questo caso lei si prenderà il primo manuale qui di genitorialità. E inizia a studiarlo proprio qui a bordo piscina in totale. Ah, a proposito, dona al museo, così vi faccio vedere anche questo. Ragazzi, io voglio cercare di farvi vedere più cose possibili. Ok, ho donato questo al museo. E leggiti questo, imparare a gattonare. Mentre lui va a lavare i piatti, poi torni fuori. E in pratica lui per il momento potrebbe fargli compagnia. Suonando, ragazzi, una canzone latina e io farei proprio. Mannaggia, quante belle canzoni! Una che gli fa ricordare proprio Selva Dorada, Fiesta Selvadoregna. Vai, tanto sono tutte belle. Oh, guardate lei! Che ritmi! E niente ragazzi, con questo bellissimo ritmo vi lascio così con questo episodio. Spero vi sia piaciuto e ci rivedremo nei prossimi. Tanti mi piace e commentini. Ciao!